I raggi X, parliamo di raggi X, avete sentito quanto sono importanti anche per Choosing Wisely, visto che siamo fra i primi che abbiamo aderito a quest'idea, no? Perché? Perché noi veramente siamo molto preoccupati. Noi vediamo un crescere continuo di tutto quello che è la diagnostica, e questo può fare bene, ma questo crea dei problemi. È energia, i raggi X sono una frequenza come la luce. Una frequenza che è molto energetica e quindi determina tante cose, tra cui anche i tumori. Diciamo che molti dicono che Röntgen nel 1895 ha fatto i raggi a sua moglie, non sapeva cos'erano, li ha chiamati X, ha pubblicato i casi. In realtà il signore là sotto, Nikola Tesla, già nel 1887 aveva capito che c'erano questi raggi X. Si è fatta una bella radiografia con corrente alternata e non continua del suo scarpone, molto più bella di quella di Röntgen, ma ha capito che questa era una cosa pericolosa e non ha pubblicato i dati. Röntgen, quando è morto, Röntgen era un fisico, poi ha avuto la laurea in medicina ad honorem, e non sono gli unici che hanno fatto studi sui raggi X all'epoca. Quando Röntgen è morto ha fatto bruciare tutti i suoi documenti, tutte le sue lettere. Quindi c'è un po' di mistero sull'origine dei raggi X. La cosa però che ci fa un po' perplessi è, vabbè, nei primi anni 20 si cominciava a vedere che facevano male, amputazioni di braccia dei medici che li utilizzavano. Però dal 1970 a livello mondiale, solo dal 1970, si è detto che i raggi X sicuramente erano cancerogeni. Questo fa pensare perché la radiologia non usa solo i raggi X, ma qualsiasi fonte di energia che interagisce col corpo umano determina immagini. E quindi se fanno male è meglio scoprirlo prima che dopo quasi un secolo. In effetti all'epoca la radioattività andava di moda e quindi il mercato sicuramente ha rallentato questo. Usare saponette radioattive oppure bevande radioattive per digerire era molto di moda. Era veramente una cosa bella anche utilizzare i belletti, no? Cose che oggi a noi fanno inorridire, noi sappiamo che queste sono cose mortali, eppure la scienza era usata in questo modo, da un interesse economico. E quindi veniamo al tema di oggi. La premessa storica è perché tutto è collegato, come dicevamo prima, e diciamo anche che effettivamente noi radiologi ci teniamo molto a queste cose qui. Perché? Perché l'impronta ecologica della radiologia, sì certo, deriva dai raggi X prevalentemente, perché hanno i loro effetti collaterali. La macchina più pericolosa in ospedale non è la macchina di raggi, ma la risonanza magnetica, perché se uno entra con un estintore non a magnetico, l'estintore schizza e chi c'è fra l'estintore e la macchina viene perlomeno decapitato. Quindi l'energia che è presente all'interno dei nostri ospedali e viene utilizzata è tanta. Cioè, un Tesla e mezzo, tre Tesla sono milioni di volte energie più alte dell'asse magnetico terrestre. Milioni di volte. Poi, dal 70 in poi, sono cominciate le leggi, l'ultima è la 101, che in realtà deriva da una direttiva europea, la 59, dell'Euratom. Attualmente l'Euratom sta producendo una nuova direttiva che sarà attiva fra 10 anni e sono direttive che hanno reso più restrittivo l'uso. Questa legge, la 101, io ho portato due articoli, ma sono tantissimi, riguarda tutto quello che c'è da sapere e da fare sulle radiazioni ionizzanti, medicina nucleare, tutto, centrali nucleari, qualsiasi cosa, anche la componente chiaramente medica. Saperla è un obbligo, perché la legge prevede che alcuni percentuali di punti ECM siano fatti per tutti i medici su questi temi e l'ordine vigilerà su questo, va sicuro. Ma due cose vi dico, che al 157, all'articolo, c'è espressamente vietato l'uso di raggi X se l'esame non è giustificato e al 213 si dice qual è la pena se tu fai le radiografie. Attacca in un esame non giustificato. Non è una pena da poco, è penale. Le fonti sono ufficiali, quello che vi dico.
E vediamo che l'erogato in quantità della radiologia è il 9%, il costo è il 36%, quindi non una cosa da poco. E qui entra il discorso di liste d'attesa, costi e non costi, ma anche i costi dal punto di vista ecologico, abbiamo visto, non sono pochi e soprattutto è un pericolo per la salute reale. Questi sono il numero degli esami, 45 milioni, questi sono solo quelli pubblici di qualche anno fa. Attualmente siamo sui 150 milioni di esami radiologici all'anno in Italia, circa 3 per ogni cittadino, un po' meno, 2,5. E la letteratura nazionale e internazionale, l'abbiamo visto prima, ha questi dati. Si commentano da soli. Certo, abbiamo tentato di cambiare le cose con i raggruppamenti di attesa omogenei, che secondo me sono una buona cosa, ma non arrivano altro che disciplinare un po' l'attesa senza andare a discriminare se quegli esami servono o non servono. Io credo che sia meglio parlare di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, cioè di metterci d'accordo di quando fare cosa. Non è sufficiente raggruppare gli esami in base alla priorità, è necessario andare a valutare meglio se fare o meno questi esami. Perché le emissioni di CO2 per quello che noi svolgiamo sono molte, elevate, questo è uscito anche nei giornali, grazie anche al dottor Bonaldi, vediamo che, la semplifico qui e taglio, c'è un RM come fare 145 km con una macchina a gasolio, insomma. Ed è molto importante anche l'educazione del personale, perché noi possiamo ridurre del 90% il materiale che negli ospedali noi oggi inceneriamo. Ne abbiamo già parlato, no? I mezzi di contrasto non è proprio raggi X, ma sono sempre farmaci, e noi vediamo che attualmente il loro utilizzo, secondo noi, è troppo elevato, e soprattutto che la desensibilizzazione fatta ai pazienti che si sentono allergici al mezzo di contrasto è abusata, con un utilizzo inutile di farmaci a cui i pazienti potrebbero essere allergici, solo che se io do lo iodo in ospedale o l'anestesista che mi arriva, questo piglia i farmaci a casa, è da solo, ed è un problema. E poi soprattutto perché ci sono delle consensus conference internazionali che dicono che questi sono i motivi per cui prendere i farmaci. Altri motivi sono totalmente inesistenti. Noi abbiamo fatto questo qualche anno fa all'ASTRE e ha avuto qualche successo perché avevamo ridotto il numero di premedicazioni inutili, adesso lo faremo all'AS4. E quindi è un documento di consenso che anticipa un po' quello che noi, che io adesso introdurrò e che continuerò a dire, già cose in parte dette, che i movimenti internazionali come Choosing Wisely hanno già parlato di raccomandazioni. E la radiologia è stata una delle prime in questo, raccomandazioni che già oggi ne possiamo facilmente trovare all'interno del nostro computer, mettendo la parola radiologia si può vedere che emergono immediatamente tutte le raccomandazioni facilmente consultabili. E diciamo che attualmente sono 305, dicevamo, le raccomandazioni, io questa la amo moltissimo perché ne ho portate solo 5, perché ve le leggete le altre, siete in grado di farlo e dobbiamo correre un po', ma le radiazioni ionizzanti non eseguire mai radiografie senza una specifica indicazione clinica. Noi 10-15 anni fa avevamo le impegnative RX torace fine. Io questa impegnativa come direttore non la faccio fare all'esame, se non c'è un'indicazione clinica non si passa. Abbiamo lottato per questo e l'abbiamo ottenuto. E oggi anche la Regione Veneto pretende che vengano messe le indicazioni cliniche, anche perché fare un test, un esame, una risonanza, un encefalo, un attacco, quello che volete voi, è diverso in base a quello che noi dobbiamo cercare. Non è che sono degli esami standard. La radiologia ha circa 600 esami al suo interno e sono tutti diversi fra loro. Se vogliamo fare bene il nostro lavoro, dobbiamo sapere che cosa dobbiamo cercare. La frasetta storica che noi diciamo è: ognuno ha il radiologo che si merita. Mi chiedi bene, ti rispondo bene, mi chiedi male. E questo è un problema, perché molte volte sorpassare questa parte di giustificazione riduce i tempi di refertazione e aumenta il business, e questo è un problema.
Chiaramente non è solo, questa di prima era dell'ISDE, come, perché non è che le 42 raccomandazioni di imaging sono della SIRM o della INR, dei radiologi o dell'AIR, insomma, radioterapisti, un po' tutti le fanno, no? Ad esempio, i cardiologi utilizzano questa raccomandazione qua. Adesso l'attacco coronarica sta diventando una realtà, saremo sommersi nei prossimi anni. In America addirittura, se tu vuoi assicurarti sulla vita, devi farti il calcio score, in base al calcio score ti aumentano, riducono la quota che devi pagare. Business. Oppure, ad esempio, il Doppler, no? Quanti Doppler? Il Doppler per noi è un problema grosso in radiologia, nel senso che i radiologi non fanno Doppler, quasi mai. Perché lo fanno gli angiologi, lo fanno i chirurghi vascolari. E c'è un abuso anche di questo. Voi mi dite, vabbè, non sono raggi. Sì, ok, ma su un consumo di risorse è un inquinamento. Minore, ma è un inquinamento. Diciamo che anche la neuro, che è molto attiva come numero di esami di grosse macchine, di imaging pan esplorante, ha i suoi problemi e anche i neurologi stessi hanno cominciato a autolimitarsi, no? E è normale che al pronto soccorso prima fanno l'attack e dopo il neurologo lo visita, questa è la regola. Non va bene, però è la regola, perché c'è un neurologo che gira tutto l'ospedale come un matto. C'è da dire però che effettivamente noi dobbiamo capire che queste cose non vanno bene, dobbiamo ridurre gli esami inappropriati. Perché? Perché sono esami dannosi, oltre che inquinanti. Prima la dottoressa Sandra Vernero ci faceva vedere queste due raccomandazioni della Società Scientifica di Radiologia, che è la più grossa d'Europa, con 13.000 soci, e solo queste due, che sono le prime due, lombo sacrale e ginocchio, probabilmente se venissero applicate azzererebbero quasi l'attesa di risonanza. C'è un lavoro che sta uscendo all'US3, che l'US pubblicherà, che il 44% delle risonanze di ginocchio di questo territorio è inappropriato. Fra poco verrà reso. Choosing Wisely è agevole, oltre al computer noi possiamo avere un'app sul telefono, in modo che possiamo avere le raccomandazioni a portata di mano, raccomandazioni che hanno un elevato peso scientifico, cioè non è che sono dette così, è un consiglio tra amici. È inappropriato fare una cosa diversa da quella, questo è quello che importa. Ed inoltre, a breve, vero Sandra, ci sarà un corso FAD, no? Per imparare a utilizzare queste cose, che sono uno strumento anche per difendersi medico-legalmente. Prima il presidente Leoni ci ha fatto vedere le tavole antiche, gli scritti antichi. Cioè, il non fare ha più peso del fare in medicina, a volte, no? A volte ha più peso il fare. Però noi, ad esempio, stiamo cercando un percorso affinché se io, come medico, radiologo, inibisco un esame, non lo faccio fare per un motivo valido, chiaramente, o lo sostituisco con un altro, posso anche essere attaccato per questo da colleghi, da altri, e l'azienda dovrebbe difendermi in questo, non dovrebbe dire sì, bravo, io devo dire che la mia azienda oggi non mi ha chiesto, quando ho preso l'incarico di direttore, di incrementare gli esami radiologici, mi ha chiesto di seguire quelle che sono le necessità della popolazione. Ed è un bel cambio, perché se noi andiamo a misurare le cose in base a quanti esami facciamo, non è più finita, non andiamo da nessuna parte. Gli esami panesploranti determinano che vedi tutto il corpo, quindi figurati quante cose trovi e quante cose poi devi controllare di nuovo. Noi, e mezza Italia sta cambiando le nuove macchine sono macchine che inquinano meno perché consumano meno energia, sono più veloci, irradiano meno. Nel nostro uso da 4 cambieremo in 6 mesi il 60% delle macchine pesanti grazie al PNRR e lo stesso avverrà nella 3. Ecco, io credo che, e qui finisco, che come noi vediamo stranamente le persone che utilizzavano il belletto radioattivo per il rossetto, oppure utilizzavano l'acqua minerale radioattiva o i saponi radioattivi, come noi oggi vediamo loro, io spero che i medici del futuro vedano noi oggi,
come persone che non si stanno muovendo in modo adeguato per poter sopravvivere come specie. Grazie.